Buongiorno o buonasera e bentornati su La Guerra Grande, il podcast sulla Prima Guerra Mondiale. Episodio 10. Un ultimo bicchiere da Semitz. Spero vi siate accorti che la qualità della mia voce è completamente cambiata. Infatti ho deciso di fare un piccolo investimento e ho preso un microfono e una scheda audio Serie. Spero che tutto ciò renda la mia voce più gradevole e questo podcast in generale più gradevole da ascoltare. Dunque, dove eravamo rimasti? Adesso ci accingiamo a raggiungere la parte finale di questo ciclo dedicato all'attentato di Sarajevo. Il mese di giugno a Sarajevo passò in maniera diversa per Gavro, Nedio e Trifco. Dopo il loro arrivo nella capitale bosniaca, le strade dei tre amici si erano divise anche in maniera piuttosto radicale. Trifco infatti trascorse un periodo piuttosto tranquillo a casa dei suoi genitori, di tanto in tanto incontrandosi con Gavro e con Ilic, l'organizzatore. Invece Nedio, dopo il brutto litigio con Gavro a Loznica per la storia delle cartoline, venne di fatto escluso dalla parte organizzativa dell'attentato. Tornò a casa di suo padre e passò lì le settimane prima dell'attentato, convincendosi addirittura del fatto che alla fine non ci sarebbe stato nessun assassino. Trovò lavoro nuovamente come tecnico di stampa e, almeno nei primi giorni, perfino l'inflessibile padre fu contento di averlo in casa. In realtà questo periodo non durò molto a lungo perché negli ultimi giorni prima dell'attentato Nedio era di nuovo esasperato dalla presenza del padre. Passò giugno a lavorare, a passeggiare sul lungo fiume di Sarajevo assieme agli amici e a delle ragazze che frequentava, andò a trovare la nonna e rimase all'oscuro di cosa stavano pianificando Gavro e Ilic. Quando capitava che Nedio e Gavro si incrociassero di sfuggita nel centro di Sarajevo, ogni volta che l'anarchico faceva riferimento all'attentato, Gavro lo zittiva in maniera stizzita. Gavro trascorse giugno acquistando in maniera compulsiva testi rivoluzionari e leggendoli, trovandosi quindi nuovamente in difficoltà economiche. Aveva finito i soldi che gli erano stati forniti dalla mano nera e dovette chiedere un prestito a Ilic e trovarsi addirittura un lavoro in un centro culturale serbo. Leggeva in silenzio e stava da solo la maggior parte del tempo, nella stanza a casa della madre di Ilic dove dormiva. Per depistare eventuali sospetti, Gavro iniziò poi a frequentare dei conoscenti della giovane Bosnia con abitudini molto diverse dalle sue, che erano infatti soliti andare a bere, a ballare, due passatempi molto lontani dal carattere schivo e solitario del nostro protagonista. Gavro aveva accennato a Ilic della questione delle armi, che erano rimaste a Tuzla a casa di Miško Jovanović. Saputo ciò, Ilic si organizzò per andare a recuperare le armi senza destare sospetti. Il 13 giugno, il signor maestro Ciubrilovic e sua moglie Jovanka erano arrivati a Tuzla per partecipare a una serie di eventi culturali organizzati da un'associazione panslavista. In occasione della visita, Ciubrilovic fece visita al suo amico Miško. I due accennarono alle vicende che avevano vissuto qualche giorno prima, parlarono di dei giovani sporchi e laceri che trasportavano delle borse sospette e molto pesanti. Entrambi, a loro modo, li avevano aiutati. Il giorno successivo, il 14 giugno, Ilic giunse in treno da Sarajevo a Tuzla per riprendersi le armi, portando con sé il segnale che Gavro e Miško avevano pattuito, ovvero un pacchetto di sigarette Stefania. Ilic arrivò in centro a Tuzla e suonò il campanello dell'elegante palazzina dove viveva la famiglia Jovanović. Vedendo il pacchetto di sigarette, Miško si rese immediatamente conto del perché quel ragazzo fosse lì. I due discussero di nascosto dalla moglie di Miško e trovarono un accordo per la consegna delle armi. Il giorno successivo, al mattino presto, Miško avrebbe messo le bombe e le pistole in una scatola di dolci e l'avrebbe ceduta così al giovane Ilic, che sarebbe salito alla prima stazione del treno dopo Tuzla. All'alba del 15 giugno, Miško preparò la scatola e prese il treno in compagnia di alcuni amici di famiglia che si sarebbero dovuti recare a Mostar. Dopo la prima stazione, l'uomo si aspettò di vedere Ilic sul treno, ma il ragazzo non si fece vedere. Passò allora alla seconda stazione e ancora Ilic non comparve. Alla terza stazione non c'era ancora nessuna traccia di Ilic,
Quindi alla quarta, Mishko salutò gli amici e scese, pensando finalmente di trovare il ragazzo. Ma anche in questo caso, Ilic non si fece vedere. Mishko Jovanovic testimoniò al processo che in quel momento era molto preoccupato. Non solo era stato tirato dentro questa storia sospetta e pericolosa senza che lui lo volesse, ma l'uomo al quale avrebbe dovuto consegnare le armi non si fece vedere per gran parte della mattinata. Molto amareggiato, Mishko passò da un amico in zona che faceva il sarto e lasciò la scatola di dolci dentro la sartoria, accennando al fatto che sarebbe tornato più tardi a recuperarla con un ragazzo. Finalmente, in tarda mattinata, Ilic si degnò di farsi vedere. Jovanovic lo riconobbe e lo condusse dal sarto, dove finalmente poté prendersi la scatola. I due a questo punto si separarono. Ilic prese il treno verso Sarajevo, mentre Mishko telegrafò alla moglie che non sarebbe tornato per pranzo e che avrebbe mangiato al volo qualcosa in giro. Ed è qui, infine, che Mishko Jovanovic esce dalla nostra storia. Il suo sarà un destino tragico, paragonabile a quello del suo amico, il maestro Ciubrilovic. Al ritorno, Ilic, per non destare sospetti, fece un giro un po' strano. Scese dal treno molto prima di Sarajevo, ne prese un altro, poi prese un tram e alla fine ritornò a casa sua, dove nascose la scatola di dolci con le armi sotto il letto dove dormiva Gavro. Con le armi finalmente a Sarajevo, Ilic poté iniziare a coordinare l'organizzazione dell'attentato. Il mese prima, in maggio, il giovane maestro era riuscito a mettere su una seconda cellula terroristica, che sarebbe stata affiancata a quella di Gavro, Nedio e Trifco, per massimizzare le possibilità di riuscita dell'assassinio. Questa nuova cellula era composta da dei ragazzi ancora più giovani, sempre dei radicali affiliati alla giovane Bosnia. Ilic si era concentrato su dei giovanissimi perché questo era quello che passava il convento e anche perché in fondo riteneva che Mehmed, il più anziano del gruppo, e per anziano intendo 27 anni, sarebbe stato il personaggio più determinato o risolutivo nell'uccidere l'arciduca. E se non ce l'avesse fatta lui a completare la missione, sarebbe stata la cieca determinazione di Gavrilo Princip. Attraverso un contatto con i membri della giovane Bosnia, Ilic convinse un ragazzo molto giovane e determinato, Vaso Ciubrilovic, 17 anni. Ma dove abbiamo già sentito questo cognome, Ciubrilovic? Bene, sarete accorti, ma è lo stesso cognome del signor maestro, Veliko Ciubrilovic. Vaso era infatti il fratello minore del maestro. La serie di coincidenze e assurdità che contraddistingue questa storia ha voluto che i due fratelli concorressero in maniera diversa all'organizzazione dell'attentato all'arciduca, senza però che nessuno dei due sapesse del coinvolgimento dell'altro. Vaso non avrebbe mai pensato che Veliko potesse essere stato d'aiuto nel far entrare clandestinamente le armi in Bosnia-Erzegovina, mentre il signor maestro mai avrebbe potuto pensare che il suo fratellino fosse in lista per sparare a Francesco Ferdinando. Attraverso Vaso, Ilic mise in mezzo anche l'ultimo dei congiurati, il più giovane in assoluto, di appena 16 anni, Zvetko Popovic, anche lui della giovane Bosnia. Così, riassumendo, gli assassini si sarebbero divisi in due cellule da tre. Gavro, Trifco e Nedio da una parte, Mehmed, Vaso e il giovanissimo Zvetko dall'altra. I membri delle due cellule non entrarono mai in contatto fra loro fino a quel punto e Ilic fece in modo di non rivelare l'identità di tutti i coinvolti per salvaguardare la segretezza dell'operazione. Vi è un aneddoto interessante a riguardo della totale estraneità dei due gruppi di assassini. Un giorno di quel mese, Vaso e Zvetko incrociarono Gavro e Ilic che passeggiavano. I due giovani conoscevano di vista Gavro. Riconosciutolo, Vaso chiese a Zvetko se, secondo lui, anche Princip fosse coinvolto nella congiura. Il sedicenne rispose semplicemente: "Se Gavro avrà la prima mossa, possiamo anche restarcene a casa, che Francesco Ferdinando è già un uomo morto." Ancora prima che Gavro giungesse effettivamente a Sarajevo dalla Serbia, Ilic si era mantenuto in contatto con lui tramite un sistema di lettere cifrate, così come con Gacinovic lo svizzero, il mandante spirituale dell'attentato, colui che a gennaio del 1914 a Tolosa mise in moto gli ingranaggi di questa storia da lontano. Dalla corrispondenza che si è conservata fra Gacinovic e Ilic,
emergono alcuni dettagli interessanti. Pare che proprio nel mese che precedette l'assassinio, il rapporto fra il maestro e Gavro, amici di vecchia data, si fosse guastato. Ilitch non era più così convinto di voler portare fino in fondo l'attentato, e pare che lo abbia manifestato più volte e apertamente ai congiurati più giovani, Vaso e Zvejtko. Non si capisce se, per scrupolo di coscienza oppure perché si accorse che effettivamente stava rischiando grosso. A minare poi potenzialmente il buon esito dell'azione terroristica, ci si misero anche gli uomini della Mano Nera da Belgrado. Infatti, il colonnello Apis, che inizialmente diede un tacito benestare all'operazione, a un certo punto cambiò idea. Non è chiaro se su iniziativa personale o perché il primo ministro serbo, Nikola Pašić, venne a sapere in qualche modo della cosa e cercò di bloccarla. Fatto sta che il colonnello ordinò al maggiore Tanko di interrompere la missione. Tanko chiese a Ziga di mandare in Bosnia un uomo fidato per contattare Ilitch e annullare tutto, ma ciò successe troppo tardi, oppure l'inviato di Ziga e Ilitch non riuscirono mai a incontrarsi. In quest'ultimo mese prima dell'attentato le fonti sono molto confuse e caotiche, e gli storici sono riusciti con molta difficoltà a distinguere tra fatti realmente accaduti e ciò che è stato tessuto dai testimoni o nella difesa di coloro che furono imputati al processo per fare scaricabarile o per coprire altre persone coinvolte. In ogni caso, tutto si era messo ormai in moto e il 25 giugno, 3 giorni prima dell'attentato, Francesco Ferdinando e sua moglie Sofia giunsero in Bosnia. Lo scopo della visita era puramente politico e propagandistico. Ispezionare i reparti dell'esercito austro-ungarico in Bosnia, farsi vedere in un contesto difficile come Sarajevo, porsi come amico degli slavi, come effettivamente l'arciduca si presentava, e infine permettere anche a Sofia, che a Vienna non era molto ben accetta a palazzo, di fare un po' di vita mondana e in generale passare l'anniversario di matrimonio proprio in quei giorni lontano dalla corte. Si sapeva che il clima politico era effettivamente teso e che c'era qualche possibilità di attentato, ma l'arciduca era molto fatalista e disse che avere paura è pericoloso perché paralizza la vita. In realtà la visita fu in bilico fino all'ultimo, perché Sofia temeva che il clima afoso della Bosnia a giugno avrebbe potuto far male alla salute del marito, che invece prese molto sul serio le sue responsabilità di erede al trono, anche un po' probabilmente per accontentare l'esigente zio, l'imperatore Francesco Giuseppe, che si aspettava un comportamento esemplare. Prima della partenza, la coppia arciducale trascorse del tempo in famiglia fra alcune residenze in Boemia, la terra di origine di Sofia, fra cacce, vita mondana e qualche pasto assieme ad uno dei più cari amici dell'arciduca, l'imperatore tedesco Guglielmo II, col quale Francesco Ferdinando discusse di politica e di giardinaggio. I preparativi per la partenza erano stati fatti. Così Francesco Ferdinando e Sofia salutarono i loro 3 figli, promettendo che sarebbero rientrati entro la settimana dalla Bosnia. Nessuno lo sapeva, ma quella era l'ultima volta in cui si sarebbero visti. Le fonti riportano che, alla partenza in treno per Vienna, Francesco Ferdinando abbia pronunciato una frase ironica legata a un imprevisto. In pratica, la carrozza personale della coppia si surriscaldò e quindi furono costretti ad usarne un'altra. A quel punto Francesco Ferdinando disse in maniera sarcastica: «Bene, proprio promettente come inizio di viaggio, e questo è solo l'inizio. Prima la carrozza si surriscalda, poi un attentato a Sarajevo e se quello non basta pure un'esplosione sulla Viribus». La Viribus Unitis era la nave ammiraglia della flotta austro-ungarica, allora ormeggiata a Trieste. A Vienna la coppia si divise, perché Sofia avrebbe proseguito in treno fino a Sarajevo, mentre Francesco Ferdinando sarebbe andato a Trieste proprio per imbarcarsi sulla Viribus Unitis, che lo avrebbe portato sulla costa dalmata, da dove, passando per Mostar, sarebbe giunto infine nella capitale bosniaca. I tremendi presenti